Olympic kiteboarding, avete letto bene, tenetevi forte, guardate queste immagini, World Sailing, ICA, la Sardegna, Torre Grande. L'area marina protetta del Golfo di Oristano è stata il teatro del primo campionato del mondo della nuova disciplina olimpica, la formula kite. Il kite olimpico finalmente è una realtà e inizia questa strada, questa rincorsa alle prime medaglie storiche che vedremo nel campo di regata di Marsiglia proprio dall'Italia. Parigi 2024 non è lontana. Come è andato questo mondiale? Tanto spettacolo, tanto coinvolgimento, la possibilità di vedere regate anche dalla spiaggia, abbastanza vicino alla spiaggia, riprese mozzafiato e poi il risultato che ha dato ragione a un giovanissimo italiano, quindi c'è anche questo aspetto di aver visto un italiano sul podio, Riccardo Pianosi, 16 anni, lo sentiremo tra pochissimo, le sue parole, le sue dichiarazioni, un po' emozionato sulla spiaggia dopo questo mondiale, ma attenzione perché davvero è iniziato un nuovo capitolo della vela olimpica, un capitolo volante, spettacolare, che parte anche dalla voce di questo ragazzo di 16 anni. Sentiamo Riccardo Pianosi. È stata veramente dura, ma alla fine ce l'ho fatta e sono stati due giorni molto difficili, però ieri non è andata molto bene, oggi invece mi sono sentito bene, ho dato il meglio che potevo dare e sono riuscito a portare un buon risultato, terzo ad un mondiale assoluto. E oggi è stata dura, abbiamo fatto due regate in semifinale e dovevo fare due bullet per riuscire a portare a casa il risultato e ce l'ho fatta e sono molto contento di questo. E poi dopo nelle semifinali purtroppo i miei avversari erano più veloci, ho cercato di dare anche il meglio e sono riuscito a concludere in terza posizione e tutto qua, molto felice e adesso concentrati, si continua a allenare per la prossima competizione. Arrivederci quindi alla prossima competizione, arrivederci con Riccardo, con tante altre ragazze, anche atlete azzurre della specialità. Buon kite a tutti, buona vela olimpica, è un nuovo capitolo che si apre. Naturalmente noi saremo in prima fila a seguirlo per voi.